rimaste un po' di cose da fare, non tantissime. Allora, per prima cosa, prima di passare ai problemi di massimo e minimo vincolato in tre dimensioni, volevo fare se vi ricordate una figura del genere l'avevo già disegnata in Analysis 2. Perché una figura del genere era di poteva essere interessante anche per i massimi e minimi liberi. Questa è una funzione, supponiamo sia definita su tutto R2, quindi qui stiamo disegnando soltanto le linee di livello che entrano in questo pezzo del piano della lavagna, che sta contenuto nel documento. Allora, qui stiamo salendo di livello. Allora, supponiamo che ci siano due alture, tipo che ne so, Monte Cassino e Rocca d'Alba, anche se non sono così equilibrati, questo è un po' più alto di questo. Allora, che cosa deve succedere? A un certo punto questa linea di livello che rappresenta la quota si deve dividere in due almeno, perché ci dovrà essere una linea di livello che gira attorno a un massimo locale e un'altra linea di livello che gira attorno all'altro massimo locale. Se ci sono due massimi locali, no? Due montagnole, e quindi a un certo punto è necessario che ci sia un incrocio di questo genere. Per esempio, questo qua che cos'è? Allora, quando la linea di livello si riduce a un punto, quello è, diciamo, il punto di massimo, in questo caso di massimo, perché si sta stringendo verso quote superiori. Anche qua, questo è un massimo locale. Questo invece cos'è? Guardate, basta ragionare come abbiamo fatto l'altra volta. Se questa di livello è quota 300, anche questa di livello è quota 300, di qua vedete, di qua avete quote superiori, ma dall'altra parte avete quote inferiori. Quindi che cos'è? Un punto? Zero. Chiaro? Qui è esattamente il punto zero. Diciamo, se voi ricordate il punto zero, nel caso del punto sella di y quadro meno x quadro, la curva del livello corrispondente era proprio due rette che si intersecavano. Però, quindi adesso se io vado a disegnare un insieme, allora andiamo a disegnare vari insiemi. No, se io disegno un insieme bello qua, allora vedete, in questo caso, in caso bidimensionale è tutto più semplice. Noi abbiamo delle curve di livello
di livello spazzano insieme man mano che crescono. Diciamo che qua da 800 siamo arrivati a 40, queste qua sono gruppi di livello, faccio un po' non tanto il centro eccetto, e qua sarà, che ne so, mettiamo 250. Allora vedete, l'insieme che abbiamo disegnato viene letteralmente, se io andassi a disegnare tutte le punte di livello, viene letteralmente spazzato dalle punte di livello. Cioè, c'è la punta di livello che relativa alla punta più bassa che si trova durante, diciamo, che si trova nell'insieme. Che deve succedere? Che questa curva di livello deve toccare in un solo punto, supponendo che ci sia un minimo assoluto l'insieme, giusto? Okay. Se la quota più bassa è 40, che si raggiunge qua, allora la linea di livello che rappresenta quota 40 deve lasciare l'insieme tutto alla stessa parte, c'è poco da fare. Poi mano a mano vediamo che saliamo con un livello, stiamo inoltrando l'insieme, a un certo punto ci sarà una curva di livello che lascia l'insieme di sotto invece che di sotto. E quindi diciamo che magari la quota più alta che raggiungiamo l'insieme è quota 250. In questo caso semplicemente abbiamo il minimo assoluto, il massimo assoluto e basta. Non abbiamo altri punti di massimo o di minimo relativo. Se invece l'insieme sta messo qua, diciamo, sta messo qua, che succede? Succede benissimo che un massimo assoluto relativo, ma anche assoluto, sta dentro, no? Perché può succedere che le curve di livello si vadano a stringere attorno a un massimo che era un massimo locale anche libero, no? Invece il minimo sta qua. Perché? Perché qua, vedete, diciamo l'insieme sta dalla parte dove la quota comunque è maggiore di 400, quindi maggiore di 300, quindi il minimo qua è 300. Quindi se io avessi disegnato tutte le curve di livello della mia funzione, facciamo il caso semplice, la funzione si è definita su tutte le due, così non, o comunque su un aperto contenente il nostro insieme. E quando vado a disegnare l'insieme è semplice, quello che valeva a livello locale e vale anche a livello globale. Cioè, se c'è una curva di livello che lascia l'insieme tutto dalla stessa parte, nel senso che l'insieme interseca soltanto quello di livello di quel livello o livello più basso, è chiaramente diciamo i punti dove quella curva di livello tocca l'insieme sono i punti massimi. Pace, fine. Naturalmente questo aiuta la lettura, però sposta il problema al fatto che bisogna disegnare tutte le curve di livello. Un'altra questione, sempre in R2. Noi sappiamo che il gradiente in ogni punto la funzione, allora queste qua sono le curve di livello F uguale C, qui gli insiemi che ho cercato in bianco sono gli insiemi sui quali massimizziamo e minimizziamo, e sulla parte, diciamo, delimitata da quegli insiemi noi andiamo a fare il massimo e il minimo di F sull'insieme in questione. Noi sappiamo che il gradiente è sempre ortogonale alle curve di livello. Ok, questo ci può aiutare. Perché? Allora, supponiamo di avere un insieme fatto così. Ok? E supponiamo che su questo insieme f in dy y sia maggiore di 0 per ogni x e y appartenenti ad A. Questo è t e t è il contenuto. Ok?
faccio questo caso semplice, spiegare. Questo ci dice, anzi facciamolo insieme ancora più complicato. Disegniamolo insieme in maniera un pochino diversa. Magari potremmo avere dei punti angolosi, quindi le parametrizzazioni potrebbero essere diverse. Comunque qui mettiamoci dei punti angolosi per far capire che qua magari dobbiamo cambiare parametrizzazione. Ok? Quindi a me questa parte qua. Allora, supponiamo che io voglia trovare il massimo di f, solo il massimo, non il minimo. Ok, mi viene chiesto solo il massimo. Allora, se io voglio trovare il massimo di f su t, dove può stare questo massimo di f su t? Allora, io dico che non può stare dentro. Per quale motivo? Se fosse nella parte interna di t, la parte interna di t, un punto di massimo assoluto, e deve essere anche di massimo relativo, e quindi supponiamo che f sia di classe c1 su a, e quindi che cosa deve succedere? Deve succedere che il gradiente si deve annullare. Ma se la derivata parziale rispetto a y è sempre positiva, come si annulla? Non si annulla. Quindi vuol dire che punti di massimo minimo relativo interni non ci sono. Siamo d'accordo fino a qui? E allora i punti di massimo e di minimo devono stare sulla frontiera. Andiamo a vedere, supponiamo che devo trovare soltanto il massimo. Allora io dico che per quanto riguarda il massimo lo devo trovare solo, lo devo andare a cercare solo su questo pezzo di frontiera. Ma non qua. Questo pezzo di frontiera non mi interessa. Perché? È semplice, eh? Non pensare a cose complicate. Allora, se la mia funzione ha il gradiente, l'altra derivata rispetto a x non lo so, quindi in realtà il gradiente non lo so, soltanto che la derivata rispetto a y è così. Allora mettiamoci in un punto che sta qui. Se io mi muovo verso l'alto, quindi se c'è uno spostamento, lo spostamento lo faccio in bianco, non è il gradiente, verso l'alto, io so che il gradiente della mia funzione, la componente lungo y è positiva, quindi potrebbe fare così. Però in ogni caso il prodotto scalare è così. Quindi che vuol dire? Che se mi sposto verso l'alto, la funzione sale. Da f in y, ve lo ricordate anche il teorema del limite? Vuol dire che se io mi sposto in verticale, se io mi sposto in verticale verso l'alto, la funzione sta salendo. Derivata rispetto a y è positivo, oppure positivo. È chiaro? A questo punto, che succede? Ma vedete che se io mi sposto verso l'alto, in tutti questi punti vado a finire dentro l'insieme, non fuori. Questo è l'insieme t. Ok? E quindi il valore della funzione qua sarà maggiore del valore della funzione qua. Quindi come fa questo a essere un punto di massimo? Non è possibile. Cioè è possibile realizzare, quello che sto dicendo, è possibile realizzare degli spostamenti che vanno verso l'interno di t rispetto ai quali la funzione cresca. E quindi non è possibile che questi punti siano punti di massimo. Potrebbero essere di minimo, ma non di massimo. Quindi i punti di massimo possono stare solo. Allora, se io mi sposto da questa parte qui, vedete che vado fuori dell'insieme? Qua vado fuori dell'insieme, qua no, perché diciamo la tangente è diventata vettore normale
una componente negativa, e quindi vedete che quando mi sposto, se vado a ingrandire la situazione, quando mi sposto verso l'alto vado verso l'interno dell'insieme. Quindi stesso discorso di qua, fino a che non ho la tangente verticale, quindi il vettore normale della normale esterna che va lungo l'asse x, allora quando mi sposto verso l'alto, vado fuori dall'insieme. Qui no, quando mi sposto verso l'alto, vedete, vado dentro l'insieme. Quindi tutti questi punti dove quando mi sposto verso l'alto vado dentro l'insieme, quando mi sposto nella y, lo spostamento lungo la y va a finire dentro l'insieme, tutti questi punti vanno a finire, io li posso scartare matematicamente se sto studiando il problema di massimo. Quindi il massimo sta da qua, sta sulla frontiera e sta su uno di questi punti. Quindi se questa qui per esempio fosse stata, adesso non lo è perché ho fatto la figura un po' male, fosse stata per esempio semplicemente una semicirconferenza, basta andare semplicemente a studiare la funzione su questa semicirconferenza senza studiarla su tutta la parte di sotto, se voglio studiare il massimo. Chiaro? Se invece voglio studiare il minimo, questi sono proprio i punti dove il minimo non c'è, perché naturalmente vale il contrario, se mi sposto verso il basso e sto andando verso l'interno dell'insieme. Chiaro? Mentre invece qua no, qua se mi sposto verso il basso esco dall'insieme. Allora, questa considerazione ci può essere utile? Per Bacco se ci può essere utile, perché mettiamo che stavamo studiando il problema di massa, ok? Anche evitiamo di parametrizzare tutta questa parte. Ma poi di derivate noi ce ne abbiamo due. C'è anche la derivata rispetto a x. Allora, se io so anche, mettiamo che sappiamo che la derivata di f rispetto a x è in xy, è sempre positiva, allora posso togliere altri punti. Quali punti posso togliere? Questi qua li posso togliere, perché qua se mi sposto rispetto alla x verso positivo, quindi se aumento il valore della x, il valore della funzione cresce, e qua sto andando verso l'interno dell'insieme, quindi questo non può essere un punto di minimo, perché da questa parte la funzione sale. Chiaro? E quindi evito anche questa zona qua. Qua non posso dire niente, qua devo andare a vedere i valori numerici delle derivate, perché conoscere solo il segno non mi basta, perché abbiamo fatto l'altra volta, no? Gessetto blu è finito, ah no, ci sta un moncherino qua. Allora, se per esempio capita che la condizione che di stazionarietà sulla frontiera sarà il fatto che il gradiente debba essere ortogonale alla frontiera, perché è ortogonale alla curva di livello, insomma, curva di livello e frontiera devono avere la stessa tangente. Ok? Magari il massimo starà per esempio qua. Chiaro? Però poi questo non si può sapere, bisogna andare a vedere problema per problema. Però questo è un altro possibile strumento che ci permette di evitare, a seconda del problema che abbiamo, a seconda delle osservazioni che possiamo fare sulle derivate, di evitare di parametrizzare se il massimo dobbiamo o il minimo dobbiamo andare a cercare sulla frontiera, di andare a cercarlo solo in certe zone e di evitarne altre, perché a priori possiamo dire che lì non c'è né il massimo, non c'è il massimo oppure il minimo. È chiaro? Okay. Andiamo adesso invece a parlare un po' in R3. Allora, cominciamo con un esempio molto semplice. Allora, io voglio studiare il seguente problema. Abbiamo la funzione f di xy
delta uguale 3x meno 2y più z. Quindi è una funzione lineare. Poi andiamo a prendere l'insieme t uguale meno 1 al cubo. È veramente un cubo questo. Ma questo è un bel cubo. Ho fatto una figura molto approssimativa, fatta abbastanza male. Okay. Questa è l'asse x. Ah, l'asse x deve passare per il centro di questo quadrato, eh? L'asse y altrettanto deve essere sollevato, quindi deve passare per il centro di questo quadrato. E l'asse z invece passa qui al centro di questo quadrato. Abbiamo il nostro cubetto e ci dobbiamo fare il massimo di questa funzione sotto. Allora, massimo e minimo, io voglio fare, risolvo il problema di fare il massimo di f su t e il minimo di f su t. Ora, questo problema è un problema che ci vogliono 3 secondi per risolvere. Mi sapreste dire qual è il punto di massimo e qual è il valore massimo? Cioè esattamente 3 secondi. Ragionate componente per componente. Questa è compresa tra meno 3 e 3, più di 3 non può valere. Questa è compresa, siccome c'è il meno, però anche la x varia tra meno 1 e 1. Questa scende, va da 2 a meno 2, però essendo compresa tra meno 2 e 2, al massimo vale 2. Nell'insieme questo. E questa è compresa tra meno 1 e 1. C'è un punto che massimizza tutte e tre? Sì, perché io posso massimizzare e minimizzare separatamente. Questo è un cubo. Quindi se io prendo il punto 1, meno 1, 1, ci sta nel cubo, sì. Quindi la prima componente vale 3 per x vale 3, la seconda vale 2, meno 2 per meno 1 fa 2, e la terza vale 1. Più di questo, la funzione, la sola, non può valere. È chiaro? Vediamo un po' se avete capito con l'andazzo. Il minimo quanto vale? Chi è? F di meno 1, 1, meno 1. E quanto fa? Meno 6. Lo fa esattamente l'opposto. Oddio, se il cubo fosse stato 0, 1 al cubo, cambiamo
facciamo 0, 1, a 1. Cosa cambiamo? Il massimo di E. Ognuna singolarmente, essendo su un cubo con i lati, con le facce, con i lati paralleli agli assi. Quindi, qua per massimizzare mi conviene prendere 0, qua per massimizzare mi conviene prendere 1, qua per massimizzare mi conviene prendere 2. Quindi 3 più 1 qua, e questa la lascio stare a 0. Qua verrà invece f di 0, 1, 0, che verrà meno 2. Questo è un caso molto semplice, però serve per un po' per fissare alcune idee. Cioè, il caso potrebbe essere generalizzato. Se io ho la funzione è questa, f di x1 xn uguale somma per i che va da 1 a n di alfa i x con i. Allora, e a 1 a n. E poi supponiamo che t sia a con i b con i, il prodotto per i che va da 1 a n di a con i b con i, la produttore per i che va da 1 fino a n di a con i b con i. Quindi questo è un cubo con i lati paralleli agli assi. Se devo fare il massimo di f su t, che devo fare? Allora, questo qua sarà uguale a f supponiamo che io so che alfa 1 è maggiore di 0, alfa 2 è minore di 0, alfa 3 è minore di 0, eccetera eccetera eccetera, alfa n è maggiore di 0. Il massimo a chi sarà uguale? A f di allora, alfa 1 è maggiore di 0, allora qua devo prendere b con 1, alfa 2 è minore di 0, allora devo prendere a con 1, questo è minore di 0, devo prendere a con 3, e questo devo prendere b con 1. Invece il minimo sarà a con 1, b con 2, b con 3, a con 3. Cioè, non ho fatto una formula che valesse sempre perché confondo solo le idee. Io devo prendere con coordinata per coordinata la coordinata che mi massimizza il singolo pezzo. Questa è una somma, è lineare, l'insieme è un cubo, ripeto, con i lati paralleli agli assi, quindi posso agire, è come se io agissi indipendentemente. Quindi, se alfa 1 è positivo, sull'intervallo a 1 più 1, a 1 più 1, a 1 è minore di più 1, quindi per massimizzare alfa 1 x1 devo stare in più 1, per minimizzarlo devo stare in a 1. Se invece alfa 2 è negativo, qua succede il contrario, per minimizzare devo stare in b2 e per massimizzare devo stare in a2, e così via. Quindi devo mettere la coordinata più grande
quando il corrispondente coefficiente è positivo. La coordinata più piccola quando il corrispondente coefficiente è negativo. Questo è stupido, è banale, vale solo, cioè vale in questo caso, non solo in questo caso, ci sono altri casi in cui si potrebbe fare qualcosa di simile, ma pochi altri. Cioè qui abbiamo un caso molto particolare, abbiamo che questo è un cubo con i lati paralleli agli assi coordinati e questa è una funzione lineare. In questa situazione anche qua se ci aggiungiamo la costante, qua basta aggiungere la costante, quindi, no? Se abbiamo una generica funzione lineare su un cubo con i lati paralleli agli assi coordinati, la massimizzazione o la minimizzazione è banale. Abbiamo dovuto parlare di massimi e minimi vincolati, di parametrizzazione, di pezzi di frontiera e quant'altro? No. Un cubo, allora supponiamo di avere una funzione generica. Stavolta io ho lo stesso cubo di prima, per esempio 0, 1, è una funzione f che non so come fa. Sapete adesso cosa dovrei fare? Quindi non so più che sia lineare. Allora io devo fare 1 max e minimo. So anche che questa funzione è di classe C1 su tutte le reti, quindi è definita su un aperto anche tutte le tre, vuol dire T, però diciamo, quindi so che non ha punti problematici. Allora cosa devo fare? Prima devo fare massimi e minimi relativi interni. Come si fa? Si studia il gradiente di questa funzione e si va a vedere dove si annulla. Se il punto dove si annulla sta in T, allora quello è un punto stazionario che sta in T. E poi si deve andare a studiare, vedere se è un punto di massimo relativo, un punto di minimo relativo, un punto 0. 2. Punti di massimo e minimo relativo. Sulle facce di quando dico facce significa che un cubo ha 6 facce. Queste 6 facce hanno una parametrizzazione facilissima, per esempio questa faccia qui z, z uguale a 1, questa nella figura era z uguale a meno 1, poi abbiamo modificato il cubo, quel cubo là sarà z uguale a 0, ok? Però che significa? Quindi la parametrizzazione in questo caso è molto semplice, ogni faccia basta imporre una coordinata costante e quindi la funzione diventa di due variabili. Però quella funzione ti deve andare a fare i punti di massimo e di minimo relativo e deve andare a vedere se, per esempio, un punto di massimo e di minimo relativo sulla faccia z uguale a 1 può venire nel punto 3, meno 3, 1. Mi interessa? No, perché 3, meno 3 come coordinata x e y non stanno qua dentro. Però se mi viene un mezzo, 1, va bene, cioè starà all'interno della faccia, sta nella faccia, anche se sta sulla frontiera della faccia, va bene. Poi 3 massimi e minimi relativi sugli spigoli. Dopo le facce ci sono gli spigoli, ok? Poi, infine, 4, valutare F sui vertici. Allora, noi dobbiamo andare a prendere massimi e minimi relativi qua, qua e qua, poi andiamo a valutare F sui vertici. Tra tutti questi valori ci uscirà il punto di massimo, il valore massimo e il valore minimo. Il punto di massimo, il punto di massimo. Stiamo parlando sempre di massimo e minimo assunto, eh? Ok?
capite bene che è un macello. Attenzione, quando io dico massimi e minimi relativi, normalmente si fanno i punti stazionali e basta. Perché se sono un numero finito ogni volta, chi se ne importa? Certe volte è più difficile studiare localmente il punto di stazionario per capire se è un massimo o un minimo relativo, piuttosto che allora, qua mi escono due punti, tre punti, quattro punti e qua i vertici sono 8. Mi piglio tutti questi punti, mi faccio il valore della funzione, vedo quello più grande, il valore di massimo assoluto, vedo quello più piccolo, il valore di minimo assoluto. Quello che abbiamo fatto noi qua è un'abbreviazione. Allora, questi e questi ti daranno niente. Perché ti daranno niente? Perché, allora, supponiamo che tutti questi siano diversi da zero, allora tu metti delle coordinate costanti, quando andrai a fare il gradiente sulle restanti coordinate ti verrà qualcosa di diverso da zero, perché il gradiente di questa funzione è alfa 1, alfa 2, alfa n. Anche se metti alcune coordinate costanti, il gradiente della funzione che ti rimane sono quegli alfa con i che ti rimangono, relative alle coordinate che ti rimangono. Quindi, che cosa succede? Non ci sarà nessun punto di massimo minimo relativo interno e dovremo solo valutare la funzione sui vertici. Allora, noi direttamente non solo abbiamo valutato sui vertici, ma tra i vertici abbiamo visto che conviene sempre scegliere una delle due coordinate. Il vertice A, per ogni, in quel caso di quel cubo, A per ogni coordinata ha due possibilità. Infatti i vertici sono 2 alla 3, sono 8. Se fossimo in dimensione n sarebbero 2 alla n. Però per ognuna di quelle due possibilità ce n'è una che mi fa aumentare il valore della funzione, ben precisa. Allora, per ogni i mi vado a scegliere la possibilità che mi fa aumentare il valore della funzione e quello è il punto di massimo. Sempre lineare. Però questo è un caso importante. Cioè io qua ho fatto il caso semplicemente su questo caso qua, generalizzato nel modo brutto, ci farete un intero corso. Allora, chi si iscriverà a informatica, la laurea magistrale, farà il corso di ricerca operativa che è devoluto al metodo del simplesso, cioè alla ricerca dei massimi e dei minimi di funzioni lineari su simplesso. Un simplesso è più generale di questo. Non è un cubo bello così, però un simplesso può essere una piramide, può essere un tronco di piramide, è definito da disequazioni lineari. Allora, vedrete che quando avrete una funzione lineare, a meno che non sia costante, e avete un simplesso, cioè un insieme definito da un set di disequazioni lineari, il massimo non starà mai dentro, non può stare dentro, ma starà sempre sulla frontiera. E poi come si farà? Allora, come si farà in generale? Allora, supponiamo di avere una piramide. Ok? Allora, se io ho una funzione lineare su questa piramide, come faccio a identificare il punto di massimo? Allora, comincio da un vertice. Mi muovo sui vertici adiacenti e vado a vedere se la funzione sale o scende. Allora, se la funzione sale, cioè mi sposto nel punto dove la funzione sale di più, poi mi riprovo a spostare nel punto dove la funzione sale di più, allora e poi alla fine, dopo un certo numero di passaggi, trovo il massimo. Ok? Quindi, che succede se su due vertici ho lo stesso valore? Se qua la funzione lineare, su tutto quel segmento avrò lo stesso valore. Che succede se su questi tre vertici ho lo stesso valore? E su tutta questa faccia avrò lo stesso valore. Questo può succedere nella funzione lineare, altro non può succedere. Però diciamo, esiste un algoritmo che si chiama algoritmo del simplesso che trova facilmente, diciamo, i punti di massimo e i punti di minimo. Semplicemente parti da un vertice e ti sposti cercando di salire il più possibile. Poi rifai questo procedimento. In un numero finito di passi sicuramente arrivi alla cosa. Il punto è, quanti sono questi passi? Normalmente sono, diciamo, se le disequazioni sono n, è un numero polinomiale in n.
mi ricordo se nei cubo o qualcosa, o proporzionale a n addirittura. Teoricamente potrebbe essere molto di più, perché quanti sono? Questo qua è definito da 2n disequazioni, 6, che è 2 per 3. Se fossimo in Rn sarebbero 2n disequazioni, una disequazione che taglia di sotto, una disequazione che taglia di sopra per ogni coordinata. Ma i vertici non sono 2n, sono 2 alla n. Quindi, teoricamente, con quella coentra del simplesso, se io sono sfortunato e mi giro tutti i vertici, non è più polinomiale in n, ma potrebbe, il caso peggiore, essere esponenziale in n. Praticamente questo non succede mai nella pratica, però ci sono degli esempi fatti apposta in cui può succedere, ma la probabilità che questo succeda è praticamente nulla. Anche se ci sono degli altri metodi, poi sono stati scoperti più di recente quando stavo io a fare il dottorato all'università, che sono polinomiali in ogni caso. Quindi anche lì ci sta tutta una ricerca. Però il problema non è questo qua, il problema è che qui, per risolvere questo problema qui, non abbiamo dovuto parlare di, non abbiamo dovuto fare questo schema. Chiaro? Questo schema qua, però in generale, in teoria, io lo devo fare, perché ci può stare il caso in cui si debba fare. Magari il massimo sta su una faccia di T, oppure il massimo sta su uno spigolo, ma non sui due, su uno dei due vertici, ma sta all'interno, diciamo, quando io parlo, dico all'interno dello spigolo, significa che lo spigolo viene parametrizzato da un segmento che sta in R1, quindi se il punto di parametrizzazione sta all'interno del segmento, io sono il punto che si trova all'interno dello spigolo, ma no, non posso parlare di punto interno, perché questo è in R3, sono tutti i punti, uno spigolo c'è tutti i punti di frontiera. Oh, quindi vediamo un po', quindi andiamo a fare lo stesso schema. Per quanto riguarda, per esempio, allora io ho una funzione generica f che è di classe c con 1 su r, poi ho d che è l'insieme delle x, y, z, tali che prendiamo x quadro, allora z quadro è più grande di x quadro più y quadro, e contemporaneamente z è compreso tra 0 ed a. Allora, se ci fate caso, questo è un cono circolare retto messo a punta in giù, x, y, z, qui siamo nell'origine e qua siamo a z uguale a. Questo perché se qui mettete l'uguale, questa è una superficie conica, perché è una superficie di rotazione. Appena vedete x quadro più y quadro, capite, una superficie di rotazione. Da cosa? Da z uguale più o meno x. Lo fate ruotare intorno all'asse z e ottenete z quadro uguale x quadro più y quadro dopo la rotazione attorno all'asse z. Ok? Vedete, sarebbe z uguale la, più, diciamo, più o meno la radice di questo. Ok. E quindi, però io qui
sarebbe una doppia superficie conica, però ho tagliato tra 0 e tal, quindi ho tagliato soltanto il pezzo di cono che sta di sopra. Siccome le disuguaglianze mi dicono che sto, diciamo, devo prendere tutto questo cono. Chiaro? Chiaro fino a qui, semplice. Per capire che questo sia un cono, voi provate a fare l'indecisione, cioè mettete per esempio y uguale a 0, che vi viene y uguale a 0? Vi viene valore assoluto di 0 maggiore o uguale al valore assoluto di x. Estraete la radice quadrata, che significa che state qua sotto? O che state qua sotto, ma poi 0 maggiore o uguale a 0 toglie quel pezzo di sotto. Sì. Okay. Va bene? Allora, una volta identificato l'insieme, adesso io voglio fare il massimo, faccio solo il massimo, tanto che il minimo è la stessa cosa, lo stesso schema. Allora, quali sono i punti? Primo devo fare, devo studiare il gradiente di uguale a 0 e x appartiene. Questo come primo punto. Trovo i punti stazionari che stanno in minimo. Quindi, diciamo, scusate, gradiente di, non chiamiamo x perché abbiamo usato le coordinate x, y, z, x, y, z, uguale a 0. E, diciamo, sta, cioè questo sistema deve essere soddisfatto. Abbiamo x, y, z, appartiene a t. Appartiene a t deve soddisfare questo. Secondo, prendo g di x, y uguale f di x a f di x, y a è uguale al gradiente di g x, y uguale a 0 e x quadro più y quadro meno o uguale a. Quindi, prima ho trovato i punti stazionari che stanno in t, ma dice, ma non era t parte interna? No, mi piglia pure quello sulla frontiera, tanto dopo li dovresti andare, cioè se il gradiente è nullo sulla frontiera di t, in particolare la condizione di massimo e minimo angolare o qualunque altro metodo che vogliate applicare sulla frontiera, vi dice che il gradiente deve essere ortogonale al piano tangente alla frontiera. Se è nullo, è ortogonale al piano tangente alla frontiera. Anche qua, questo qua ci dice che il gradiente non ha componenti, in questo caso particolare, lungo l'asse X, lungo l'asse Y, ci dice che è verticale. Se ci dice che è verticale, siccome la frontiera di sopra, il pezzo di frontiera del cerchio è orizzontale, ci dice che è ortogonale alla frontiera. Quindi, anche se sto sulla circonferenza, me lo piglio qua, perché me lo dovrei prendere dopo, ma è la stessa cosa. Ok? Quindi, terzo, vado a fare, anzi, questo 2 primo, 2 secondo, devo fare sulla superficie di sotto. Ora, la superficie di sotto, come la vogliamo parametrizzare? O la parametrizziamo oppure facciamo h, qua non lo devo risolvere veramente, che non so di f, quindi facciamo h di x, y, z e lambda uguale a f di x, y, z più lambda z quadro meno x quadro meno y quadro. Questa equazione qua, z quadro uguale x quadro più y quadro, mi dice che sto sul pezzo di superficie laterale. Allora devo fare il gradiente di h x, y, z lambda uguale a 0 e z
compreso transito. Cioè, dopo aver fatto, trovato i punti stazionari della, di questa funzione libera, devo andare a considerare. Quello là potrebbe avere pure benissimo dei punti stazionari. Io quando sto imponendo questo, non sto imponendo sulla, su questo pezzo di superficie, sto imponendo sulla doppia superficie conica infinita. Una volta che ho trovato un punto stazionario, vuoi vedere se appartiene alla, alla superficie del tuo insieme? No, no. E quindi devo imporre questa condizione qua. Questo è 2 secondi. Quindi qua l'ho fatto sul pezzo di superficie di sopra, qua l'ho fatto sul pezzo di superficie di sopra. Punto numero 3. Oh, questo qua si può fare in maniera alternativa, non l'ho fatto perché c'era poco spazio, parametrizzando direttamente il pezzo di superficie di sotto. Quindi in quel caso avrete una funzione di 2 variabili invece di una funzione di 4 variabili. Ma punto numero 3, che devo fare? Devo No, prima dei vertici, qua vertici, il vertice ce ne sta uno solo. L'analogo dello spigolo, ma in questo caso chi è lo spigolo? È dove si attaccano le due superfici, cioè la circonferenza di sotto. Allora, questo qua lo scrivo in tutte e 2 varianti. Devo fare, allora, chiamiamo H di T uguale F di A cos T A sin T A T appartiene a 0 per 3 e devo fare H' di T uguale a 0. Devo studiare questi punti e poi devo fare anche qua è automatico che ci sto sulla sua. E poi devo fare anche H di 0 è uguale a H di 3. Quindi anche andare a calcolare questo valore, perché se sono sfortunato la mia funzione ha esattamente il massimo e il minimo qua, io in questo modo e magari là la derivata non è 0, in questo modo non lo trovo, quindi mi devo andare a fare anche la funzione ai, diciamo, gli estremi della parametrizzazione. In questo caso, siccome la curva è chiusa, la valutazione è una sola. Oh. Allora, vedete che qua automaticamente z è uguale ad a, automaticamente se io faccio x quadro più y quadro è uguale a z quadro, quindi la parametrizzazione è tale che sto automaticamente su tutte e 2 queste uguaglianze. Quindi quando si ha 1, diciamo, sostegno di una curva, quando vado a fare l'intersezione tra 2 superfici, cioè quando 2 disequazioni diventano equazioni. Prima una disequazione è diventata equazione. Qui avevamo z uguale a e qua avevamo z quadro uguale x quadro più y. Qui invece ne diventano 2 automaticamente. Se lo faccio, ecco, questo è il punto che non abbiamo visto l'altra volta. Scusate che qua ci stiamo prolungando, ma non è una, diciamo, non mi sembrano cose difficili, quindi andiamo leggermente oltre l'una. Allora, se questo punto lo voglio fare con i massimi e minimi vincolati, come si fa? Si fa così, si prende h di x, y, z, lambda, mu uguale a f di x, y, z più lambda di z quadro meno x quadro meno y quadro più mu z meno a. Questo è un modo alternativo. Allora in questo caso devo fare, quindi oppure, e qua devo andare a fare il gradiente di H
qua non devo verificare niente, perché qua la mia intersezione tra queste due è esattamente tutta la curva. Non è come prima, quando qui imponevo questa uguaglianza qua, non era tutta la superficie, diciamo, la superficie del mio laterale del mio cono, non era tutta questa superficie. Perciò devo andare a fare questo controllo dopo. Qui invece devo trovare solo questi punti stazionari. Adesso vediamo perché. Finiamo prima lo schema. 4, devo fare F, 0, 0, 0. Cioè, comunque, non vi scordate che ci sta il vertice. Il vertice sarebbe questo uguale, intersecato questo uguale. Può capitare che quando andate a intersecare due superfici, normalmente vi viene il sostegno di una curva, ma può capitare che la dimensione degeneri, cioè, diciamo, intersecando due, siccome questo va a tagliare la doppia superficie conica esattamente su quel vertice, può capitare che la dimensione scenda. Ma in ogni caso, dalla figura sapete che c'è questo vertice, quindi questo vertice va considerato a parte. Chiaro? Perché, per capirci, se io vi prendo la funzione i, z, se io vi prendo la funzione z, punti stazionari qua non me ne diciamo, mettiamo la funzione x più 300z, perché se no mi viene il punto stazionario nell'ordine. Ah, no, non mi viene più niente. Prendiamo la funzione z, gradiente fa 0, 0, 1, ma non è mai 0. Poi, la funzione, vabbè, sopra trovate il massimo, ma non trovate il minimo. Quando andate a fare i, diciamo, punti stazionari sulla superficie laterale, non ci sono, perché se vedete, se sulla superficie laterale, se voi vi spostate da questa parte, la z aumenta. Sopra, ripeto, ci sta il massimo della z che vale a, e quindi e il minimo da dove esce? Dovete per forza andare a calcolare la funzione qua, perché quella è come se fosse un'attaccatura di superfici eccetera, ma che comunque deve essere fatta a parte, perché noi quando facevamo separatamente il discorso qua o qua, non trovavamo punti stazionari sull'attaccatura delle due superfici. Chiaro? E quindi bisogna andare a fare parte. Quindi bisogna fare prima il problema tridimensionale, poi il problema sulle parti bidimensionali della frontiera, poi il problema sulle parti unidimensionali della frontiera, poi il problema sulle parti zero dimensionali della frontiera. Quindi mentalmente dovete dividere la vostra frontiera in, come quando fanno l'esplosione nei disegni di meccanica, allora avete la parte interna del corpo, poi avete la superficie superiore, la superficie laterale, poi avete la circonferenza dove si attacca la superficie, la base superiore, la superficie laterale, poi avete il vertice. Chiaro? Ok, c'è rimasto un unico punto da chiarire. Questo lo chiarisco direttamente nell'esempio, non mi metto neanche a fare il caso generale, deve essere però chiaro nell'esempio. Cosa succede quando io vado a fare il gradiente di questa H qua? Vabbè, questa H qua non è la stessa di questo, ovviamente. Noi abbiamo H di X, Y, Z, lambda e mu, questa qua. Allora, quando vado a fare il gradiente di x, y, z, qua mi viene il gradiente di f, quello lo chiamo gradiente, poi le derivate rispetto a lambda, rispetto a mu, le metto a parte. Mi viene più lambda meno 2x meno 2y
meno 2 2z più mu 0 0 1 uguale a 0. Ho fatto il gradiente, vedete, ho fatto il gradiente di questa meno 2x meno 2y meno z, il gradiente di questo 0 0. Queste sono le prime tre equazioni. Poi abbiamo dh in d lambda, che abbiamo z quadro meno x quadro meno y quadro uguale a 0, e poi dh in d mu z meno a uguale a 0. Allora vedete le ultime due equazioni, questo è il gradiente di f in x, y, vabbè, il gradiente di f, quindi giusto. Okay. Quindi vedete le ultime due equazioni mi danno l'appartenenza al vincolo. Adesso andate a guardare le prime tre equazioni. Le prime tre equazioni, quando c'era un solo parametro, queste qua cosa mi dicevano? Chi era questo vettore qua? Questo era il gradiente di questa funzione. Ma in R3 quella che ci interessa è z quadro uguale x quadro più y quadro, cioè la superficie di livello di questa funzione. Quindi questo gradiente com'è rispetto alla superficie di livello? Non passiamo di curva di livello perché siamo in dimensione 3, quindi l'insieme di livello di una funzione non è più una curva, sostiene una curva, ma è una superficie. Cosa sarà però? Se qua una funzione è costante, il gradiente di f sarà ortogonale, no? Allora, ortogonale a chi? Mi fate la parametrizzazione di questa come superficie, andate a fare φ, φv, andate a fare φ esterno φv e trovate che il gradiente è esattamente parallelo a φ esterno φv. Chiaro? Quindi questo ci dice, questo è un vettore, questo è normale alla superficie laterale. Questo chi è? Vedete, 0, 0, 1, chi è? È normale rispetto alla base superiore. Questo è normale rispetto alla base superiore. Allora, cosa vi dice questo? Ma se io porto questo dall'altra parte, questo è meno lambda meno mu. Cioè, che cosa ho scritto? Che il gradiente è una combinazione lineare, è una combinazione lineare di questi due vettori. Allora, il primo vettore era normale rispetto... Allora, prendiamo un punto, per esempio, qua. Allora, il primo vettore è normale rispetto alla superficie, cioè qua dovrei fare il piano tangente, è normale rispetto a questo piano tangente. Il secondo vettore è 0, 0, 1. Questi due vettori cosa generano? Generano un piano. Questo piano qui, com'è? È ortogonale al... Se andate a calcolare il versore o il vettore tangente, fate una parametrizzazione della curva, come in questo caso, e andate a calcolare il vettore tangente, questo vettore tangente è ortogonale a questo punto. Per quale motivo? Questo qua sta, è, diciamo, sta per piccoli spostamenti su tutte e due le superfici. Stando su tutte e due le superfici, allora vedete, se io mi sposto di poco, rimango quasi sulla circonferenza. Allora, rimanendo quasi sulla circonferenza, sto sia sulla base superiore, sia sulla superficie laterale. Allora deve essere ortogonale sia a questo che a questo, perché se diciamo gli spostamenti sulla superficie, i piccoli spostamenti sulla superficie laterale sono ortogonali a questo vettore, i piccoli spostamenti sulla base superiore sono ortogonali a questo vettore, e quindi questo deve essere ortogonale tra. Quindi questa condizione cosa mi dice? Mi dice che questo gradiente di f è ortogonale a ciò a cui deve essere ortogonale, cioè quello che non andiamo a definire, ma sarà lo spazio tangente a questa qui come sostegno, come curva. Chiaro? Diciamo, io devo interpretare questa attaccatura delle due superfici come sostegno di una curva, me la devo parametrizzare. Nel momento in cui me la parametrizzo, la curva ci avrà un versore tangente, quindi il versore tangente mi definisce una retta che è la retta tangente alla sostegno della curva in quel punto. Nel momento in cui ho
questo vettore, io devo andare a controllare che il gradiente sia di f sia ortogonale a questo vettore. Perché deve essere ortogonale? Sempre per il discorso che, sempre per la formula di prima, f di x, y, z deve essere uguale a f di x con 0, y, 0, z, 0, più gradiente di f di x con 0, y, 0, z, 0, scalare x meno x con 0, x meno x con 0, z meno 0, 0, più termini di ordine superiore. Ho piccolo di norma x meno x con 0, y meno x con 0, z meno 0, 0. E qua, usando le tre coordinate, chiaro che è tutto scritto in maniera più complicata. Se usavamo solo x come vettore di coordinate, f di x più è uguale a f di x con 0 più gradiente di f di x con 0 scalare x meno x con 0, spostamento, più termine di ordine superiore alla norma di x. Allora, questo pezzo lineare, se voi volete un incremento, dovete sempre pretendere che questo pezzo lineare vi dia una quantità positiva. Se questo pezzo lineare vi dia una quantità positiva, quello non è un punto, non può essere un punto di massimo, un punto di minimo. Che vuol dire? Che se vi spostate dalla parte dell'incremento, la funzione aumenta; se vi spostate dalla parte opposta, la funzione scende. Anche se questo vi dà una parte, vi dà una componente negativa, è uguale, basta semplicemente invertire il ragionamento: dalla parte dello spostamento la funzione scende, dalla parte opposta la funzione sale. Quindi, se il gradiente non è ortogonale allo spostamento, non può essere mai un punto di massimo. Allora, per il gradiente, per essere ortogonale allo spostamento, a chi deve essere ortogonale? Al vettore tangente, perché per piccoli spostamenti lo spostamento si confonde almeno di termini di ordine superiore con il vettore tangente, e questa condizione automaticamente vi dà l'ortogonalità al vettore tangente. Quindi l'ho spiegato con un esempio, non lo faccio nel caso generale perché una volta capito l'avete capito, quindi è inutile a complicare cose semplici. Per automaticamente forzare la condizione di ortogonalità allo spazio tangente del mio pezzo di superficie, qualunque sia il caso dimensionale, cosa devo fare? Devo mettere un moltiplicatore di Lagrange per ogni equazione, disequazione che diventa equazione. Ovviamente, siamo nel caso tridimensionale, al massimo ne ho due. Perché se ne ho tre, in genere la terza, tre superfici si intersecano in un punto, oppure si possono un numero finito di punti, oppure in zero, a meno che in casi del genere, a meno di casi del genere. Ok, quindi qua avrò prima sulle superfici vere e proprie, vedete, ho un moltiplicatore di Lagrange, anche in questo caso posso farlo con un moltiplicatore di Lagrange, vedete. Qua invece, che è unidimensionale, si attaccano due superfici, ci vogliono due moltiplicatori di Lagrange. Uno, e qua ci metto la prima equazione, quello che è uguale a 0 mi definisce la prima superficie, più un altro, e qua ci metto z meno a che mi definisce uguale a 0, mi definisce la seconda superficie. E poi vado a studiare sempre i punti di massimo e minimo libero di questa funzione. Però attenzione, se le altre disequazioni, questo comunque mi dà, per esempio, mettiamo che questa era una retta, intersezione di due piani. Se sulla mia retta, per esempio nel cubo, c'è uno spigolo, e lo spigolo non è tutta la retta, quindi se la superficie che, o il, diciamo, la curva che viene fuori da questo discorso è più grande del pezzo che sta sulla mia figura, io devo poi comunque andare a controllare che in questo punto verifichi tutte le altre disequazioni. Diciamo, tutto questo va capito. Una volta che va capito, nei casi concreti è facile, di facile applicazione, perché alla fine lo schema non era infinito. Molti pezzi non li devi fare, perché magari la funzione è particolare, quindi molti pezzi, diciamo, di questo schema li puoi saltare perché vedi sono banali, e quindi poi alla fine l'esercizio si fa. Il problema è che se io devo scrivere nella completezza di tutte le due parti, diciamo, devo scrivere così, forse così. Perché la funzione io non la so. Chiaro? Va bene, quindi questo per quanto riguarda i problemi di massimo e di minimo. Adesso facciamo una pausa.